Buongiorno, con un poco esaurimento stamattina, vero? Ok, oggi è il lunedì dell'esaurimento. Aspettate che abbasso un po'. Già il lunedì è odioso di per sé perché comunque dopo il weekend che c'è, cioè che Corrado è a casa e quindi mi aiuta con lei. Quindi già odio il lunedì perché è post weekend, quindi si ricomincia tutta la routine da sole. E in più perché, cioè, lei proprio quando io sono in bagno, cioè, è un incubo, cioè non posso far niente in santa pace. Sì, adesso ha imparato anche ad aprire la fontana del bidet e quindi appena io sono in bagno mi apre l'acqua e prima non vi dico quello che ha combinato. Non solo il lunedì, poi è iniziato pure così, mi fa anche un pochettino male la testa, quindi vi lascio immaginare che giorno speciale è oggi. Però appunto per questo ho deciso di vloggare perché io quando faccio i video mi calmo, mi rilasso perché è una cosa che mi piace e quindi mi fa un pochettino dimenticare del resto. Ludovica, vuoi fare la brava? Cioè lei è una bambina molto tranquilla. Quando siamo a casa diciamo che cioè, non mi fa grandi cose, però nel bagno dà il peggio di sé. Cioè, io appena mi avvicino alla porta del bagno, lei mi segue e inizia il calvario del bagno. Ecco, l'aspettate. Vieni, facciamo vedere mamma come mette un'altra volta nel bidet. Ma tu sei proprio una monella. Vedi che le ragazze ti stanno guardando, guarda. Dicono, ma Eleonora come monella. E monella, non si fa! Vogliamo far vedere i trucchi che abbiamo messo stamattina? Ok, allora, la mamma ha utilizzato, facciamo vedere i prodotti che mamma ha usato stamattina per il trucco, a parte che mi devo fare... mi butto il fondotinta a terra, aspetta. Allora, come base ho utilizzato questo primer di Astra, che in realtà ce l'ho già da tipo 2-3 mesi, ma non avevo ancora avuto modo di provarlo, forse una sola volta. E quindi ce l'avevo lì abbandonato nel cassetto, aspetta, e stamattina l'ho applicato, è questo. Non lo so se mi piace, devo capire. Come fondotinta sto utilizzando questo che avevo preso un mesetto fa e anche questo non è che l'avevo utilizzato più di tanto perché io ultimamente non amo tanto il fondotinta, però ormai l'avevo preso e quindi lo sto utilizzando quasi quotidianamente per provarlo, però devo dire che non lo so, lo vedo un po' troppo coprente per i miei gusti. È bello, l'effetto, però io sono abituata proprio ad avere il viso senza niente, quindi me lo vedo adesso. Poi, come correttore per andare a schiarire un pochettino il contorno occhi, quindi per illuminare, voglio finire questo che ce l'ho da un po', ed è di Catrice, ed è la colorazione 020. Comunque questo qua, camouflage. Poi per il contour e il blush ho utilizzato due prodotti di Shein Glam, la linea makeup di Shein, e mi piacciono, il blush soprattutto, anche il bronzer non è male, però preferisco il blush tra le due cose, però li utilizzo quotidianamente, questi mi piacciono, e ho fissato il tutto con la mia cipria preferita quotidiana, insomma, quella più low cost, e appunto quella di Essence, questa qua. E ho fissato il tutto aiutandomi con questo piumino che mi sta piacendo tantissimo. Questa è la base. Dovrei un attimo pettinarmi le sopracciglia. Dobbiamo fare le sopracciglia, mamma. Guarda, mamma. Non vado a mettere matita, niente, perché tanto sono a casa. Già ho messo il fondotinta anche troppo, quindi va bene. E come... E il tuo tatta dov'è? Vedi che sta nel tavolino, mamma, il tuo pennello. Vado a prendere, lo facciamo vedere alle ragazze, vai. E per le labbra sto terminando la mia matita preferita, cioè praticamente finita, quella di Astra, la 33. Sono stata in un negozio della mia zona che rivende Astra, ma ha sempre lo stand vuoto, cioè non so come faccia ancora a stare aperto quel negozio, perché ha diversi brand, tra cui appunto Astra, Essence, ma ce l'ha sempre avuto quello stand. Boh, cioè non ha mai niente. Infatti, la prossima volta ordino direttamente online. E comunque, vado a mettere questa matita qua. Aspetta, mamma, attenta.
La devo temperare, ma non ho il temperino qui, forse ce l'ho di là, vabbè. Comunque niente, penso che sia l'ultima applicazione perché è veramente terminata. Credo di fare presto un ordine su Astra, sul sito, perché volevo anche il correttore, quello della linea Pure Beauty, anche quello, l'unica colorazione, cioè la colorazione numero 02 che serviva a me, era l'unica terminata. E vabbè, quindi farò sicuramente un ordine online perché mi servono delle cose. Ah, ho finito anche lo spray fissante sempre di Astra, con cui mi sono trovata bene e penso di riprendere, quindi devo prendere due o tre cosine che ho terminato. Devo fare lo shampoo oggi. E vabbè, è una mattinata un po' particolare questa. Ragazze, ieri ho fatto un mega decluttering. Cioè, queste sono tutte cose che devo togliere. Questo è tutto di Eleonora e qui c'è una bustola gigante mia. E questo l'ho fatto già qualche giorno fa, mentre ieri mi sono dedicata alle cose di Ele, perché mi sono resa conto che con Eleonora non le ho utilizzate. Molte cose di queste mi sono state regalate, però con Ele non le ho utilizzate perché magari non andavano bene la taglia o comunque non c'è stato modo di utilizzarle, e poi tante cose mi sono resa conto che non avrei, cioè non utilizzerei neanche con un'altra figlia perché magari qualcosina non mi piace o comunque insomma. Quindi che cosa ho fatto? Le ho tolte, le ho messe in questi bustoni e vorrei donarle, vorrei proprio portarle in qualche punto raccolta, non lo so, però non ne conosco e quindi ce l'ho qua. Tra l'altro c'è anche una busta mia di cose che vorrei sempre donare, però non so, non saprei veramente dove. E vabbè, comunque ho iniziato a toglierle perché appunto non mi servivano e ho liberato tantissimo spazio, scusate. E quindi niente, ieri pomeriggio mi sono dedicata a fare questo, ci ho messo tipo 3 ore, quasi mezzogiorno. Che c'è? Oggi sei un po' monella, vero? Perché sei monella? Vieni vicino a mamma. Vuoi sedere con mamma? Vogliamo far vedere il tatuaggio che hai fatto? Dov'è Spidey? Dov'è Spidey? Wow! Ele ha fatto il tatuaggio di Spidey, si sta anche togliendo. Chi l'ha fatto questo tatuaggio? Chi te l'ha fatto, mamma? Zianna te l'ha fatto. Sì, siamo state al compleanno di mio nipote e appunto la festa era a tema Spidey, Spider-Man, non ho mai capito la differenza. E appunto mia cognata faceva questi tatuaggi ai bimbi, lei però l'ha fatto il giorno dopo, vabbè comunque, e le è piaciuto tantissimo. Tra l'altro l'ho dovuto fare anch'io perché lei prima di farlo aveva paura e quindi per farle vedere insomma che non era niente di che l'ho fatto anch'io. Troppo carino. E quindi niente, questo è mezzogiorno, tra un po' pranziamo, più che altro faccio pranzare lei perché ho fatto colazione tardi quindi non ho fame adesso. E niente, oggi c'è una bellissima giornata. Vuoi sederti? E vieni mamma, acqua vicino a mamma, acqua. Oppila, ma chi volevo? Di qua però. E oggi c'è una bellissima giornata, infatti siamo state tipo un'ora fuori in balcone perché c'è un sole bellissimo e invece in casa fa un pochettino freddo, infatti ho la stufa lì accesa, però fuori si sta veramente bene, infatti volevo fare un giro stamattina, però mi devo fare i capelli, mi devo fare lo shampoo e insomma non mi andava di uscire così, quindi ho detto vabbè, mettiamoci in balcone, prendiamo un po' d'aria. E niente ragazze, io tra un po' metto cioè tra un po' faccio pranzare lei. Ciao! Vota la spesa. Allora, ho preso perché è andato lui, una busta di grana padano, questa la utilizziamo soprattutto sulla pasta, cioè non questa in particolare, ma grattugiata, quindi la prendo spesso nelle bustine perché è più comoda. Scorta di legumi, tra cui fagioli, cannellini, ceci, borlotti e lenticchie. Poi prosciutto cotto a cubetti, questo lo utilizzo soprattutto quando faccio la pasta con le zucchine. E poi altri fagioli, questa volta in barattolo, sia
questi. Ah no, questi sono uguali. Quindi due di questi. Formaggini mio perele, panna, crostatine e altri legumi, lenticchie, ceci e infine una bottiglia di detersivo per i piatti. Ciao ragazze! Vedete, non siamo a casa. Bene. Ciao! Ma siamo al parco. Oggi c'è una giornata bellissima, c'è un po' di vento. Sporca l'altalena. Cosa? È sporco questo. È sporca l'altalena? È la fissazione per lo sporco. Comunque, oggi è una bellissima giornata e siamo venute qui al parco e sei stata a Dio. C'è un pochettino di vento, ma c'è un sole bellissimo. Infatti ho il giubbino tipo primaverile perché fa caldo al sole. E non mi andava di stare in casa e quindi l'ho portata appena posso la porto al parco. Guarda amore, saluta. Ciao. Ti piace l'altalena? Sì? Una macchina qua. Ciao amore. Guarda mamma. Non saluti. Alzi i piedini. Alti alti. Ciao Ele. Rieccomi, siamo appena tornati a casa e è mezzogiorno e un quarto più o meno, infatti tra un po' faccio pranzare Leonora e devo dire che è stata una mattinata molto piacevole perché appunto c'era un bellissimo sole, come avete visto ho fatto qualche ripresa. Quando ci sono queste giornate così belle con il sole mi fa piacere portarla fuori perché siamo sempre chiuse in casa. Credo appunto non esco sempre, però quando appunto ci sono queste belle giornate mi dispiace farla restare a casa e quindi esco sempre, appena vedo che c'è il sole esco. E poi veniamo da una settimana che appunto è stato sempre brutto tempo, stamattina appena ho visto questa splendida giornata siamo uscite, lei poi ama andare con le giostrine, abbiamo fatto amicizia con una bimba, insomma si è divertita tantissimo e adesso le preparo il pranzo e poi sistemo un po' casa perché stamattina per uscire non ho fatto niente, ma sinceramente non me ne importa. Quando non avevo lei, io veramente passavo le mie giornate a sistemare casa, a pulire, cioè avevo la casa sempre super in ordine, però con lei appunto è sempre più difficile, ma poi mi sono resa conto che adesso la mia priorità appunto è lei, e anziché stamattina restare a casa a pulire, ho preferito uscire e farla divertire. Sinceramente credo che sia molto più importante, ma lo dico proprio a me stessa perché a volte mi rendo conto che se vogliamo stare sempre dietro alla casa, cioè non viviamo e non facciamo tutto il resto, quindi chi se ne frega, lo faccio più tardi, se non ci riesco lo faccio domani, soprattutto adesso che sono piccolini, no? È importante seguirli, farli divertire, farli uscire. Comunque, fatto questo monologo, io adesso sto preparando il pranzo per lei. La faccio mangiare e ci aggiorniamo più tardi. Cosa gli hai detto al cane? Cosa hai detto al cagnolino? Che c'è? Che c'è? Wow! Senti un po', ma vogliamo sistemare un po' qui? E dai, mettiamo a posto i giochi. Ok. Le formine le mettiamo nella busta. Bravissima. Ok. Brava. Nel contenitore. Perfetto. E tutti quei giochini piccoli lì a terra? Quei giochini piccoli là? Vedi un po'. Quelli, mamma, quelli. Qual è il tuo gioco preferito? Con cosa ti piace giocare? Con la bambolina o con la macchinina? Questo. Che cos'è questo? Un dado. Ah, un dado. E questa che cos'è? La macchina. A te piace la macchinina? Sì, la macchina piccola. Rieccomi, abbiamo finito da poco di mangiare, scusate i capelli, stamattina ho fatto lo shampoo però non li ho sistemati con la piastra, non ho fatto niente, ho fatto una treccia ma è anche da rifare, vabbè tanto.
Tra un po' mi strucco anche, ho messo un po' di correttore e un pizzico di blush, basta. Però dopo mi strucco perché non riesco a stare in casa truccata, mi dà fastidio anche appoggiarmi al divano, al cuscino, quindi mi strucco. Anche perché tra un po' metto lei a dormire, speriamo che si addormenti oggi. E anche perché oggi pomeriggio, cioè oggi pomeriggio ci sarà la scelta di Federico. Per chi segue uomini e donne, appunto, saprà, e quindi non vedo l'ora perché sto aspettando questa scelta da una vita. Anche se, scusate, anche se su Instagram ho già letto le anticipazioni, e come temevo, tra virgolette, non ha scelto, la persona che preferivo io, ma vabbè, deve piacere a lui. Io ti favo l'altra ragazza, però. Insomma, deve essere felice lui, quindi va benissimo. E quindi so già come andrà. E questa cosa non mi piace, però, perché non mi piace leggere gli spoiler in giro, ma ci sta. E niente, andiamo, andiamo. E quindi niente, sarà un pomeriggio tranquillo. Forse più tardi usciamo, vediamo un pochettino quando torna Corrado da lavoro. E oggi ragazzi c'è un sole, infatti ho lo stendino fuori pieno di cose, pieno di panni che ho fatto ieri sera, che ho messo a lavare. E dopo infatti vedo se sono asciutti perché penso di sì, stanno. Li ho messi stamattina presto fuori in balcone e vabbè, dopo vediamo. Amore, vuoi salutare? Diciamo alle ragazze che andiamo a fare un po' di ninne? Andiamo? Ciao ragazzi, io vado a fare un po' di ninne con mamma, vero? Che è successo a questi capelli? Si è sciolta la coda? Sì? Si è sciolta la coda? Ciao ragazzi, io vado a dormire. Hai sonno? No! Non vuoi dormire? No! E Così. che? Cosa è successo? Hai sentito un rumore? E che vuoi fare? Non vuoi dormire? Che vuoi fare? Oh! Sali, 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 scimmia, scimmietta, la mia scimmietta, il mio koala, bacio mamma. Uè, mamma mia, mamma ti mangia, il mio koala. No, che mangi la macchina? No, no, no. Occhi belli, occhi belli, occhi magnifici, guardate che occhi blu. Guarda, Simonella. Mamma. Sì, buongiorno. Ma che schifo, mamma. Sì, mamma lo mette. Abbiamo dormito? Sì. Sì. Ciao, ragazze. Ciao ragazze, io ho dormito 2 ore e mezza, vero? Stanotte per andare a letto, non prima di mezzanotte, giusto? No. Comunque sta dormendo più adesso che è grande, cioè grande tra virgolette, cioè a maggio compie 2 anni, rispetto a quando era neonata. Io sta oggi, cioè prima, mentre lei dormiva, mi sono guardata un po' di video di quando lei era piccolissima, cioè raga, non dormiva mai. Un incubo, però vabbè, mo ci alziamo perché non si vede niente e parliamo, aspettate. Comunque dicevo, sta dormendo più adesso che ha quasi 2 anni, che quando era piccolissima e... Vabbè, meglio tardi che mai. Il frutto lo vuoi? Sì, mamma te lo dà. Aspettiamo un pochino perché è troppo freddo. Mamma ha dimenticato di toglierlo dal frigo prima. È troppo freddo, lasciamolo stare un po' così. Aspettiamo che si riscalda un po'.